squadrato, è stato Cerchio. No, Cerchio sono io. È stato Cerchio. È stato, ah, è stato bomba. Lui. Non è vero. Sono cattivo, sono Cerchio. Il più bello io, il più bellino, eh? E poi ci abbiamo il quadrato che è Anna. Dammi un abbraccio, sì, Anna, che brutto. Ma sei bello. Che brutto vivere sempre non nello Squid Game. Queste interferenze, non e poi ci abbiamo questi due imbecilli che sono uguali. Che sono io. Due triangoli. Io sono brutti. Quello che alza le mani. Guarda, c'hanno anche le tutine brutte, invece e oggi più belle. Giocheremo al nascondino di Squid Game all'interno di questo ufficio di Squid Game bellissimo. Ovviamente io spero di essere io il cercatore, però potrei anche non essere. Ci abbiamo il playtime sopra di me, il seeker ha 30 secondi di tempo per lasciare agli altri nascondersi. Io premo il pulsante di inizio. Io voglio cercare. Ho sentito una voce. Ma sì, sei tu, perché sei chiusa la porta. Ok. Vai. Allora, avete un sacco. Ma che ogni tanto io sento una voce di una tipa che mi dice delle cose. I secondi che rimangono, perché ah, bellissimo, bellissimo. È una brava tipa. Ho paura. Allora, state attenti perché io ho delle telecamere e vi vedo e vi ho visto entrare. No, tutti. È illegale, allora non però guardarle. Non vedo altro, vi ho solo visto entrare, non vedo altro. Adesso non so ma dove sei. Okay, posso iniziare a cercare, mi sa, Posso iniziare a cercare. Sì. Ma non mi sono ancora nascosto. Vabbè, vi do ancora, vi do ancora tempo. Voi andate, cercate bene un nascondiglio, tanto io per prendervi dovrò acchiapparvi. Quindi avete anche possibilità di nascondervi meglio. Ma quindi meglio. Se tipo ci trovi, noi possiamo scappare, quindi. Fintanto che io non ti acchiappo proprio alla brutta, penso di sì. Puoi darmi il tempo di andare di nuovo? Allora, io secondo. Sto guardando le mie telecamere e sto vedendo. No, no, le telecamere poco, però. Sto vedendo. Guardare, ti prego. Vediamo se vedo qualche sfigato. Allora, di posti per nascondervi, raga, è strapieno. Oh, yeah, no, devo dire una cosa. Prego, stati prego. Attenti alle porte perché ti butta nel vuoto. Ma che vuol dire? Allora, io ho visto uno che è sul tetto. Sfigato, no, eh. Però non puoi vedere le telecamere. Scusa, ero nascosto. Ma non era un bel nascondiglio, Alex, quello, cioè, devo trovarne un altro adesso, grazie. Direttamente davanti alla telecamera ti sei andato a ficcare. Complimenti, hai occhio. Ok, mi sono nascosto. Va bene, amici. Ho trovato un nascondiglio. Allora, io adesso inizio ad andare a cercarvi, però, Finito il va tempo. Bene. Sì, adesso arriva il cerchio cattivo, il cerchio malvagio. Anche perché io ho solo 9 minuti per trovarvi. Sono tanti, però bisogna anche gestirsi bene il tempo. Ma tanto che altro devi stare molto attento, perché noi camminiamo piano molto. E goffi. Anch'io, anch'io sono un po' goffo. Allora, vediamo un po' se qua sotto magari qualche scaltro ha deciso di ficcarsi. Bello, grande, st'ufficio. È molto bello come posto. Hai visto che c'è anche un bell'acquario? L'ho visto l'acquario, però tu mi sembra che ti stai rincagnando come una scema. No, allora, mi stavo nascondendo bene, svegliata. Scusami. Sta vacca in dolore che non dove sei altro. Cercando? No, poverina. No, la vacca in dolore, no, dai. Possiamo cambiare animale, ti prego. Vuoi essere un cacatua, preferisci? Ornitorinco. Ornitorinco in così colore. Così se per caso dormo mi dici solo rinco. Io non mi troverai mai, mi dispiace. Stavolta veramente sono stato cattivo. Ma cattivo con la C maiuscola. È proprio impossibile che mi trovi. Ma è impossibile, ma proprio. Ma quanto ti scommetti che tra 20 secondi lo trovi? Dimmi, sai, Alex. No, questa volta no, è impossibile. Non è che per caso ti sei appeso al bordo dell'edificio? Scusa, ma come hai fatto? Era ovvio, che eri qua. Detto? Cioè, l'ideona. No, non ha senso. Quale non potrebbe senso. Essere? È stata un'idea geniale, la mia. Geniale. No, aspetta, ti voglio. Devi prendermi. Aspetta, fermo, Io non lascio. No, aspetta. Ma così cadi, io ti voglio salvare e darti. Ciao, ciao. Io scappo, corro. Ma io adesso che fine faccio? No, okay. Ma cos'è l'inseguimento? Io sono morto. Va bene, Alex, puoi rientrare in gioco. Però sei veramente un clown, Secondo me nei commenti dovrebbero mettere le emoji del clown, perché sei proprio un pagliaccio. Poppy, cosa poppy. Vai dicendo? Anche un po' di Poppy Poppy. Da zitto, ma se t'ho trovato ancora prima che tu. Cioè, tu non hai fatto neanche in tempo a dire dove potevi essere. Io già sapevo cosa avevi pensato te. E lì non lo sai, ogni volta lo fa. Ogni volta dice: ah, non mi troverai mai. 2 secondi dopo lo trovi. Ci conosciamo non troppo giusto, bene, però, Alex. Com'è possibile che hai trovato un nascondiglio epico in quel modo? Sai. Perché non puoi. Ammettilo che era epico. Cioè, era epico, effettivamente. Era un po' epico, però non troppo epico, ecco, relativamente. Invece devo dire che i nascondigli degli altri sono molto epici. Ma io ti giuro, non ti ho mai visto. No, neanch'io. Raga, ma sto posto è gigante, comunque. Non è semplice trovarvi. Allora, non è facile anche perché ci sono un sacco di stanze. Strega ha fatto un verso. Tu? Non hai visto niente, Ion. No, io non ho visto niente. Però ho sentito un sussulto io. E chi era che faceva Ero io. E dove sei tu che hai fatto Ma io forse ti ho visto.
Dove ti sei ficcato? Sei nell'ascensore? No, ma era lo scemo di Alex. Non pezzo di porco. Ragazzi, allora, questa cosa non si fa però, Mi sto alterando perché non sto trovando nessuno. Voglio un indizio. No, non troverai nessuno. Ok, ma chi lo vuole l'indizio? Te lo do io. No, io glielo do. Voglio da streccato l'indizio, per favore. Ecco, io potrei stare tipo organizzando dei file, dei fascicoli. Dei fascicoli? Ma non è che sei dentro questa stanza server che ho trovato io per caso? Non so se c'era scritto quello. Non lo so, però ci sono dei... Però non ti vedo. Ah, ma sei qui. Questo è tipo un archivio. Quello è un bagno. Ah. Come fai a sapere dove sono? Mi prendi in giro, Ma infatti, come fai a sapere dov'è? Alex è nelle pareti. Eh no, ma qua t'ho visto. Preso. Lion, guardami bene però. Ok, sono stato preso, va bene, basta. Mm. Dopo tu... Ah. Non me dire. Capito a me? Non me lo dire perché sarebbe terribile. Dopo tu lì. Sì. Ah, dopo nel senso. Ti ci metto io. Oh, guarda che mancano 5 minuti, ancora ne devi trovare due. Ma insieme, Alex, io sto uscendo. No, insieme no, perché ci ho provato a mettermici, ma è impossibile. Ho capito, non dire nulla agli altri. Non dai niente. Io l'indizio l'ho dato però. Allora, io ho trovato uno già, quindi va bene. Anna, sentiamo un indizio anche da parte tua però, dai. Dunque, io sono uno che lavora qui, però faccio tipo le pulizie. Ho capito, quindi sei nel seminterrato probabilmente. Non sono, non ho sceso scale, non ho fatto niente, sono al piano terra. Qua c'è il reparto vendite. Magari Streccato è andato qua perché sa che tutti lo vogliamo vendere. No, non credo. Nessuno lo vuole. È vero di brutto. Magari... Se volete comprare, ci sono le aste. Sì. Alle 19 sull'altro canale sito Viola. Mio, bravo, stavi per avere una brutta malattia. Sì, però brutta. Però siete invitati. Quindi venite in tantissimi. Venite, mi raccomando, vi aspettiamo. Link in descrizione nel primo commento. Vendiamo Streccato a base di partenza dell'asta. 1,50 euro. Mi sembra giusto. Dovete scommettere. E vi regaliamo anche un bicchiere. 100.000 piselli secchi. Sul sì, colpo, sì, così. anche 100.000 piselli secchi è molto più di 1,50 euro comunque, lì va un po' a fregarvi. Fai ma te lo compri subito però, allora, lo porti a casa. Continuo a non trovare questi altri due, è troppo difficile. Vuoi un altro indizio? Voglio un indizio da stre, però un indizio allora, meglio. Io mi ricordo che sono letteralmente nella prima zona dove c'è tutto più o meno. Non mi sono spostato di molto, cioè non sono andato in corridoi, era proprio una porta e sono entrato. Allora, prima di tutto tua madre ti ha fatto male perché stai borbottando e a me non piace. No, scusami. Non mi piace, Lion, non piace. Secondo, borbottio, proprio non piace. Secondo, io non so dove sei. Allora, io sono entrato nella porta. Non ho salito scale, c'è tutto un ambiente grande, giusto? La mia porta è trasparente. Ma cosa vuol dire? Ma cosa sei? Una pubblicità? Dalla mia banca è differente. Dalla sala principale cerca una porta trasparente. Ma è pieno, sono tutte trasparenti. Ti ho visto andare in giro. Ma sei qui dentro, ma non è vero, non ci sei. No, non ti vedo. Sei un porco, sei un maiale. Ho 3 minuti io qua di... Vuoi un indizio da me? Veloce. Sei... No, ormai sto cercando questo sporco e devo trovare questo sporco. Sei qua... Di fronte ci sono i bagni. Ma... Non ti dico niente. Era facile, così troppo facile. Ma sei qua dentro, brutto maiale. Ma io sono passato 20 volte qua davanti e non ti ho visto. Ma io non ti vedo ora. Brutto porco, t'ho visto io, t'ho visto. E adesso scappa da qui dentro, eh? Dove sei? Ah, no, sì. Non mi vedi. Preso, non mi vedi. Vieni qua. Ti mangio adesso. Ti sturo duro. Ram, sei preso. E adesso manca soltanto... Non andare di lì. Manco io. Che è successo? Stre, sei un infame. Mi hai fatto cadere di sotto. Ma io te l'avevo detto. Vabbè, adesso torni all'inizio. Dai, Lion, veloce. Che manca Anna. C'è 2 minuti. Devo trovare te. Ho soltanto 2 minuti e 15 okay, secondi. Ok, vuoi un indizio? Voglio un indizio, veloce. Ok, lo stanzino di quelli che puliscono. Per arrivarci bisogna entrare in bagno. Ah, ma mi hai dato troppo indizio, Anna. Praticamente gli hai detto tutto. Non c'è un solo bagno, Sei spaccianna, se ti conviene sperare che io sbagli bagno, uscire adesso e nasconderti di nuovo. Perché sei fregata, o sei in uno o sei nell'altro, Vediamo. Va bene, io sono confidente. Ti conviene scappare? Sei qua? Oh, ma non sta scappando? Brutta vaccofila che non sei altro. No, dove è eccessivo. Suzzona! Sono qui io. Sicuro si è anche interrata un'altra volta. Anna! Sono qui! Ho capito che sei lì. Però non ti addormentare, mannaggia te. Non mi sto addormentando. Non ti trovo. Ma tu sei andato troppo via. Sei andato troppo via. Ti ho visto anche aprire la porta. Sei andato troppo non via. Non voglio altri indizi. Scusa. Manca un minuto.
fai pena. Fai pena. Okay? Non riesco neanche a vedermi come sono. No, 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 venire. Ti incastri, è la fine. Non usiamo vieni più. Qui. Vieni non su. Non riesco. Tira. Sono incastrata. Esci. Sotto il lavandino. Tira fuori. Esci. Come faccio? Esci. Vaccona. Non riesco. Vieni. Non voglio uscire. Vieni via. Ah, Anna. Ti ho fatto il nido. Porca sono una muffa. Lasciami esci. In pace. Lo so che sei una muffa. Fidati che sa. Adesso la buttiamo via noi. Vieni qua. T'ho detto esci. Non riesco a uscire. Sono incastrata. Oh, grazie. Bene, l'ho presa. Con 47 secondi di avanzo pure. Guarda che bravo che sono stato. È stato difficile. Ma te l'ho dati di indizi, stavolta. E infatti io non te li avevo chiesti, Cosa vuoi, andare in bagno tu, No, non voglio andare più adesso che ci Bene. Sei tu. E allora esci. E adesso dobbiamo fare il secondo round, dove io mi nasconderò e grazie al consiglio di Alex, wow, sarà un posto. Non ci troverà nessuno. Introvabile. Ma allora chi è che cerca? Tu, ovviamente tu, sfigato. No, me non piace cercare. Muy bueno. Allora. Perché Alex stava parlando mentre io stavo? Ero io. Eri tu. Uccidiamolo. Che schifo. Cosa stavi dicendo, brutto stupido? Volevo premere il bottone. Aspettavo il posto via. Imbecille. Che schifo. Uccidiamolo, dai. Non è che degno stupido. Non è degno di giocare con noi lui. Brutto imbecille. Non troverai nessuno. Per cui ti no, ti mettiamo le mani addosso. Ti spacco la faccia. No, trattieniti, ti prego. Ti rompo le chiappe, idiota. No, no, no. Lasciatemi. Lasciatemi, lo ammazzo. Lo ammazzo. Lasciatemi. Lo ammazzo. Lasciatemi, gli spacco la faccia. Invece, tanto, ma tanto ti metto le mani e appena non ti preoccupare, ti trovi. Oh, ma ci ha fatto perdere 10 secondi. Non troveresti neanche la tua dignità, porca corri, miseria. Corri, Lion, corri. Disgraziato orribile. Corri, con sto culotto che ci abbiamo, cosa corri? Andiamo, aiuto. Alex, imboschiamo, imboscami. Solo io e te, vieni, vieni. Ma non è che poi da lì non vedo nulla, perché è un po' stretto come posto, Secondo me non vedi nulla. Proviamo però, dai. Fate un bel nascondiglio, Vai. Seeker depart. Vai. Ok, stai zitto, Streno. E non permetterti di venire, ok? Ma io dovevo uscire ora. Allora, vedo abbastanza, Vedo abbastanza. Vabbè, allora ti lascio lì. Al massimo se esci, tanto basta che spingi. Ok, sono nascosta. Ok, Alex. Allora io parto. Ti do un consiglio. No, hai capito niente. Stai zitto e fermo, che io vi ho dato molto più tempo. Vabbè, sto nell'angolo. Alex, trovati un posto bello anche tu però, Non fare il pisello. Lo trovo io bello, non ti preoccupare che lui non capisce dove sono lui io. Lui è stupido, dobbiamo basarci su questo. Io sto giocando con l'acquario. Ecco, tu gioca con le palle, vediamo se magari ti ci butti dentro l'acquario. Comunque, voi invece in questo tempo di attesa valutate la possibilità di andare dopo il video in edicola a prendere la grande fuga di Lion, il nuovo album che è bellissimo. E vi faccio anche spizzare una bella pagina. Questo è il fumetto. Poi abbiamo i piani segreti per evadere di prigione. Una roba speziosa. Andate. Ma vogliamo parlare del fumetto, quello esclusivo? C'è, l'ho appena detto. Ma secondo me tu non sei normale. Ho sentito il poster. Cosa ho detto, Alex? Il fumetto. Ma Anna, perché? Fatti cuore. Oh, scema. Scema. No, è eccessivo, amici, è eccessivo. Sembra esagerato. No, però è più che giusto. Stre, dai, parti che qua sta finito il tempo. Sì, finalmente. È da un'ora, che dovevi andare. Ho perso 2 minuti. Imbecille, 2 minuti in meno. Non ci troverai mai proprio. Guarda, non so se è più scema Anna, che non capisce una mazza, o Strecatto, che ma capisce. Ma non lo so perché ho capito un'altra parola. Ma io non so come è possibile che tu sei così scema, veramente. Tu stai invecchiando malamente, io te lo dico. Guarda, non me ne parlare, vivere con te si invecchia un giorno e un anno. Non è a vivere con me, secondo me sei tu che avevi una data di scadenza. Guardate che vi sto cercando. E sei andata a male. Paura di sei te. Rancida, Anna, ecco la verità. Questa è. Va bene. Sei va rancida, bene. Ok? Va bene. E io me ne vado. E vai, rancida sei. Anche Strecatto è rancido, ma quello dalla nascita. Oh, ti prego, quella parola mi fa schifo. Rancido, rancido, rancidone. Dai, che schifo. Dai, sì, su. Sta bene, Stre. Io mi sto cercando. Ma dove sarai mai? Che noi qui ci stiamo annoiando. Io sto cercando in tutti i bidoni. Io sto per sbadigliare. Stre, che noia. Sei veramente scarso, guarda, mi fai quasi non ci troverai mai. Proprio venire voglia di schiacciare una pennica. Ma siete così sicuri del vostro nascondiglio? Io sì. A voglia, a voglia. Ma io sto cercando ovunque. Questo è uno sfigato, questo poi, guarda, ci in mette un anno. Che piano siete, però? Non ti diciamo niente. Ma proprio zero, secondo me. È troppo presto per dare indizi, secondo me. Niente. Non avrai secondo niente. Me siete sotto a un tavolo, tipo questo qui. Secondo me, se tu non ti sbrighi ad andare un po' in giro, non trovi
trovi nessuno neanche tra una settimana. Ma stai cercando in ogni stanza. Stre, tu sei lì a guardare i divani, le cose, ma non finiremo più così, Stre, devi darti una mossa. Da dove mi stai guardando? Magari dalle tue telecamere, che cosa ne dici? Potrei non essermi non mai spostata. Non si può stare là. Che ne sai, io posso stare dove vuoi. Non devi dirglielo, Lion. Perché non vieni a controllare qui? Ma tu so qui? Che siete qui? Alle tue telecamere, come ti vedo? Adesso vado. Oh, passare davanti alle mie telecamere. Effettivamente come nascondiglio è molto buono, Oh, che volgare che sei però, Adesso vado a controllare. Tanto io adesso mi sposto e me ne vado da qui, Non mi faccio trovare, Sono scemo. Oh, tanto non puoi scappare, io ti vedo se esci. E io sono già andato via. Com'è possibile? Ma sei un'anguilla. C'è una botola segreta, Stre, non mi troverai mai. E tu non sapevi e non saprai sicuramente. No, mi stai prendendo in ti giro. Ti conviene cercare gli altri, perché a me mi sa che non mi troverai mai, quindi dai. Ma adesso cerco gli altri. Sì, prova a cercare gli altri, perché a me, giuro, sono troppo improbabile. Magari a me mi trovi, anche se anche il mio nascondiglio sinceramente è molto forte. Ti rivedo dalla telecamera, eccoti passare. No, io non torno indietro. Ma che davvero? Non torno indietro. Oh, che scemo. Alex, aspetta, è qui dentro. Guarda che stupido. No, che stupido, adesso guardalo. Oh, io non ero così sicura del mio nascondiglio, ma a quanto pare non è che ho sbagliato proprio tanto. No, perché questo perché non sta trovando nessuno. Stre, ti devi sbrigare. Ti devi sbrigare. Sei fuori zona. Ti devi sbrigare. Non un consiglio, vi prego, 5 minuti. Allora, secondo me devi scendere le scale. Ti dico proprio questo indizio. E basta, poi non dico altro, solo questo. Mi sa che hai fatto sgamare uno di noi. Anche secondo me, forse Anna. Mamma mia, sto andando. No. Va bene. Allora non vi spostate. Mi sento abbastanza sicura. Sono contento per te, anche io. Io qui ho sceso le scale. Tra due guanciali e tra due cuscini, la sicurezza. Ma io sono curiosa di sapere dove cavolo ti sei messo. E soprattutto qual era il nascondiglio che dicevi con Alex. Quello di Lion è troppo estremo per tutti gli altri. Cioè, è un nascondiglio esagerato, effettivamente. Tutte le scale non c'era niente. Sei sicuro di aver visto bene? Sì, è una stanza e basta. Guarda che c'è un punto segreto lì sotto. L'ascensore. No, la botola. Proprio un punto nascosto e tu te lo stai perdendo. Ma tu dove le trovi ste botole? Io questo te lo vorrei dire, ma purtroppo non posso. No, dove siete? Gli altri dove sono messi? Io non l'ho mai visto, Stre, mai. No, neanch'io, mai. Io l'ho intravisto per un attimo, ma giusto dalle telecamere. Poi, però non siete di sotto. Poverino, se n'è sparito, non l'abbiamo visto nessuno. Allora, di sotto sembrerebbe di no. Io non ho sceso scale, non ho salito scale. Sembrerebbe di no. Sono passati 6 minuti e non ha trovato nessuno. Allora, Stre, guarda, secondo me aiuto. Ti do un indizio brutto. Vai alle tue telecamere, che secondo me vedi una persona da lì. Vado subito. Proprio vado dalle tue telecamere, Se tu vai lì, adesso vedi, secondo me, una bella persona. Mamma mia, sto correndo. Ok, allora, dalle tue telecamere, una non bella vi spostate però, persona dalle tue telecamere. Perché me lo stai ripetendo? Opla. Perché ha cambiato posto. No, cosa hai fatto? Non mi dire. Sei alle telecamere, Stre? Sì. Hai visto qualcosa? No, non c'è niente. Guarda, quando io te l'ho detto, ti giuro che se tu ci fossi arrivato, avresti visto. E ti dico anche da quale delle telecamere. Non sono così veloce, però. Avresti visto dalla telecamera numero... La numero 3. 3. La stavo guardando. Però io ti invito a sbrigarti. Allora, perché mancano soltanto 3 minuti e 30. Mancano 3 minuti e mezzo. No, allora, la telecamera 3 era qui. Qui dove? Descrivi la zona. È quella sotto il jukebox. Sotto il jukebox in quale stanza, Stre? È nella stanza principale dove c'è la cucina. No, non quella. E tu mi hai detto la 3. Avrò sbagliato. No, l'altra, quella lì. Si confonde facilmente. La 4 sarà quella del tetto. Quella sul... No, non quella sul tetto. Quella nell'altro ambiente dove c'è il biliardo, capito? Ma il nascondiglio di Alex? Il nascondiglio di Alex. Alex, sei lì vicino al biliardo tu, no? Biliardo. Più o meno. Zona sì. Biliardo, ecco, comunque da quelle parti non so là. Ma dove è il biliardo? Ah, no, ecco, è qui. Ma non c'è nessuno. Zona biliardo, non sul biliardo. La zona biliardo, biliardo è basta. Ci sono molte aree intorno al biliardo, Eri nella segreteria. Biliardo. Guarda, Stre, indizio finale. Dai, ti prego, aiutami. Vai adesso alle telecamere, guarda la 3. Ti giuro che mi vedi, ok? Oh, se mi prendi ti ancora giuro in giro che mi stai vedi. Fermo, te lo fermo. Prometto, ok? Fermo. Sto andando, Okay. 2 minuti e mezzo così? No, perché tranquillo, tanto non m'acchiappa. Non ti muovere.
Mi vedi? Non sono ancora arrivato. Dai, ma quanto ci metti? Mi vedi? Ho visto! Ok. Dove eri? Vieni a prendere adesso, no? Sto arrivando, sto arrivando. Ok. Sei ancora in quella zona, però. Sono sempre... No, sono tornato. Sto tornando perché ci vuole un po' di camminamento. Sto tornando, ecco, ora ci sono alla zona dove mi ero nascosto. Quindi l'indizio che tu hai è che questo tempo che ti ho detto è necessario per percorrere il percorso. Ma tu eri sempre qui. Ma è difficile, cioè come fai? Cioè da quelle in un bagno, punto puoi andare ovunque. Il bagno è effettivamente probabile. Ai ai ai, strecatto mi trova. C'è nel bagno. Ai ai ai, mi potrebbe un becca. Minuto e mezzo. Ma comunque non hai trovato neanche Anna e Alex. È tristissima questa cosa, è molto triste. Ma tu non ti ho mai trovato. È molto pagliaccesca come cosa, Stre, Boh. No, sento anche quasi offeso, cioè non c'è calcolato di striscio. È brutto questo, Stre, è brutto, 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 brutto. Ma perché tu usi questa tecnica, no, che li attiri i cercatori, che proprio vogliono la tua pelle. L'aroma, l'ionico, attizza un po' lì e tutti vogliono trovarmi, ma non ce n'è. Dai, allora, sì. Alex doveva essere nel frigorifero e non c'era. Perché? È tutto lavandino. Perché nel frigo? No! Mi becca! Giammai che mi faccio beccare da te. No, un minuto solo, strecatino. È andato ad aprire finalmente. È riandato ad aprire quella mensola. Io ero lì da tre anni. Stre, non mi prendi. Ti eri nascosto in uno scaffale. Ero in uno scaffale, è stato epico nascondere lì. Tanto non riesci, non passi, non passi. Tu lo dici questo, tu lo dici. Non mi avrai mai, zio. Ram, ram. Magari, boh, ti sei slacciato le scarpe, ti aiuto. No, non me le sono slacciate le scarpe, guarda. Piuttosto che farmi acchiappare da te. No, 30 secondi. Non parlo. Non buttali là, non buttali. Tutti vogliono scappare da stregato che fa schifo. È caduto lui. Sì! Non ci credo. Dai, Stre, vieni a prendere. 10 secondi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5 secondi hai di recupero. Di brutto. 5 secondi di recupero. Dai, 3, 5 secondi di recupero. Dai, stai fermo. Opla. Stai fermo. No. E il tempo è finito. Dai, ma com'è possibile? Io ero sotto una scrivania. È stato bello. Adesso chiudo, Stre, dentro. Vai dentro nella zona brutta. Oh, mamma mia, adesso andiamo di sotto entrambi. Bene, noi ci fermiamo. Ci vediamo stasera alle 19. Mi raccomando, andate in edicola a trovare l'album La grande fuga di Lion. Lo chiedete all'edicolante. E per oggi, Lion out. Ciao.